Uè ragazzi e bentornati. Oggi voglio dedicare un episodio per Fiona bianco accecante e totalmente rock. Ovviamente con questa combo sono andato a cambiare una perk anche sulla lama spettrale, quindi non ho più la perk di livello critico, ma ho bensì 3 danni critici. Attenzione che però questa build funzionerà solamente con Fiona bianco accecante oppure con qualsiasi altro ninja, a patto che ci mettiate totalmente rock, a patto che ci mettiate comunque Fiona nella squadra. Totalmente rock potete puntare solamente su quello nei momenti di euforia, chiamiamolo così. Insomma, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione per fare queste build. Io ho deciso di provarla così. Allora, Fiona ovviamente come primario. Incrementa il livello critico di spade, asce e falci del 45%. Totalmente rock, riff roccheggiante, aumenta anche il livello critico di 160 con un effetto che decresce nell'arco di 8 secondi e cura 70 salute base. Questo ci richiede due eroi da paura, quindi subwoofer per comodità, ma non che sia essenziale utilizzare lei, anzi in missione probabilmente è meglio utilizzare qualcos'altro. E buttando giù il teatro, l'eliminazione con gli attacchi pesanti danno 12% di possibilità di ottenere il rifroccheggiante, che aumenta danni del 50% e velocità d'attacco da mischia del 32%. Quindi attenzione, io cercherò di sfruttare il rifroccheggiante, cercherò di sfruttare totalmente rock il maggior tempo possibile. Infatti me lo sono combinato comunque sia sull'attacco pesante della lama spettrale e sia con i subwoofer. Allora, ci sono tante teorie riguardo questi eroi, raga. Per esempio, vi faccio un esempio: se voi andate nella vostra difesa scudo e avete messo le trappole, anche solo un paio di gas a passaggio, ecco, in quel caso vi consiglio appunto di mettere che eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce rifroccheggiante, che aumenta i tuoi danni del 50% e la tua velocità d'attacco da mischia del 32%. Ok, è un discorso abbastanza complesso. Anche in missione, sinceramente, se voi andate a costruire è meglio mettere quell'altra perk, ok? Ma siccome io devo fare la missione in solo e per esempio oggi che c'è solamente una salve superstiti, andrò ad utilizzare questa combinazione. Lama leggendaria, durante tecnica ombra incrementiamo i danni delle spade, artigli dinosauro e la carica rapida per poter spammare di più l'attacco della lama spettrale. Sì raga, potremmo bussare di più le spade, ma sinceramente non ce n'è bisogno. Cerchiamo di farci una build un pochino più completa e al massimo optate anche per il survivalista, perché col ninja è veramente fondamentale. Prima di provarla bussati da un team, vorrei provare farla ovviamente in solo, vedere il suo massimo potenziale. Come vedete, ok, non mi sembra neanche che sono zombie al 140. Oh, mi trovo veramente veramente bene, devo dire, eh. E sì che comunque l'avevo già utilizzata in passato, ma non avevo ancora avuto l'occasione di provarla con il rifroccheggiante. Con il rifroccheggiante abbiamo un livello critico più consistente, come vedete, e funziona parecchio bene questa combinazione. Smasher. Sono davvero curioso, raga. Ok, si parte. Allora, vediamo un attimo. Mangio un altro cioccolatino. Beh, mi sembra quasi di essere bussato da un team comunque, mentre colpisco lo smasher con la spada, no? Avete presente quella sensazione di essere strabustati? Ecco, più o meno simile. E poi comunque la lama spettrale è sempre la lama spettrale, raga. L'attacco secondario è qualcosa che a me piace tantissimo, ha dato un tocco veramente fresco al gioco all'epoca quando è uscita, mi ricordo. E tuttora resta ancora una delle mie armi preferite. Ci riprovo con un mostro della nebbia. Beh, come vedete raga, cioè, sciogli tutti, non sembra neanche di essere in solo, sembra quasi veramente di essere boostati. Quando non entra il critico facciamo un po' più fatica, è vero, però se sfruttiamo le perk così devo dire che c'è la differenza, c'è ed è veramente tanta. Ho uno smasher acquatico che dorme. Campo lento, cioccolatino e via. Ho
Ok, sto facendo un po' più fatica a uccidere sto smasher rispetto a quello di prima. Ci sta, ci sta. Tu col frigorifero non sei più un problema. Ok raga, adesso siamo boostati da un team. Ho già trovato uno smasher che mi sta per caricare. Beh, gli zombie me li sono pappati proprio. È un po' più debole, sì, 124, però quando la missione dovrebbe partire in teoria dovrebbero essere più forti. Ma guarda te il robottino dove me l'hanno messo. Bello però, riesco a provarla bene qua. Vi farò vedere la lama spettrale. E dovrebbero arrivare solamente da qui. Ok. Ah, non si vede niente però. Non si vede niente, tutto viola. Ma a proposito di questo, ne approfitto per dirvi una cosa. Mi ricordo Tifue una volta dove fece una clip dove mostrava appunto quando lui colpiva un nemico e quel nemico era scudato, in pratica faceva vedere che appunto lui non riusciva a vedere dove stava il nemico precisamente, perché c'era questo effetto blu, questo effetto appunto dello scudo che si rompeva che gli impediva di vedere bene dove stava il nemico. E loro subito con una patch hanno risolto questa cosa. Che raga, guardate qua, non si vede nulla, non si vede quando colpisco gli zombie, ci sono queste nubi viola che veramente danno un sacco fastidio, solo a me o anche a voi? Fatemelo sapere con un commento, perché o sono io o è la mia grafica sbagliata, perché a me danno parecchio fastidio, specialmente quando poi giochi con armi da mischia col ninja. Beh, tornando a noi raga, lama spettrale più Fiona e rifroccheggiante è qualcosa di fenomenale secondo me. Anche contro questi nemici al 149 devo dire che mi trovo veramente veramente bene. Io spero che voi abbiate apprezzato l'idea di questo video. Attenti, il video non finisce qui questa volta, vi volevo consigliare un altro paio di build. Due build per Luna Paleo, ovviamente quella con il ritorno di fiamma, ma vi volevo far vedere anche velocemente quella con totalmente rock. Ovviamente raga, con il livello critico così alzato è veramente eccezionale Luna Paleo, cioè possiamo puntare a un danno elevatissimo e veramente fare la differenza. Allora, ci tenevo a paragonare il totalmente rock, ovviamente subwoofer e buttando giù il teatro, lama leggendaria, carica rapida e lezioni di anatomia, perché ovviamente non avremo sempre il totalmente rock in missione, dobbiamo un po' calibrare quello che è il livello critico. Stessa cosa di qua, però ovviamente col ritorno di fiamma qua dovremo mettere due eroi dinosauro, quindi pelle di dinosauro, concentrazione di dinosauro, perché l'energia è utilissima, lo sappiamo, livello critico. Il subwoofer, attenzione, così andremo a mischiare la perk del subwoofer, ovvero aumenteremo i danni del 50% e la velocità d'attacco da mischia del 32%. In questo caso non avremo livello critico sempre elevato come le altre build, ma avremo un danno elevatissimo. E lama leggendaria per incrementare ulteriormente i danni da spada. Insomma, sono due build particolarissime, non utilizzabili da tutti queste, raga. Mi rendo conto, anche perché senza perk di survivalista su artigli dinosauri è davvero difficile restare in vita. Quindi è consigliato ovviamente essere squad per utilizzare build del genere. Insomma, io comunque spero che questo video sia stato alternativo per tutti quanti voi. Le perk di totalmente rock, rifroccheggianti, insomma queste qua del nuovo evento che hanno nomi tutti particolari, sono veramente eccezionali, possono essere utilizzate in tantissime build, addirittura nel vostro scudo antitempesta, come vi dicevo, per esempio se vi mettete Zenith, se mettete che appunto ogni uccisione è il vostro scudo e ad ogni 9 uccisioni vi dà il rifroccheggiante, cioè sarete praticamente in god mode per tutta la partita. Questo con Zenith, ma con qualunque eroe. Adesso io ho detto Zenith perché mi sembrava ovviamente quello più ovvio per utilità e danni nella modalità Endurance. Insomma, spero di aver reso bene il concetto e l'idea. Qualunque domanda voi vogliate farmi, sono qua nei commenti. Noi ci vediamo domani. Bella bella!